alle nostre spalle la partitella che chiude questa, possiamo definire, terza giornata di Open Day della ST Genova Bocca d'Asse qui alle bocche di Bavari, e invece davanti all'obiettivo Mario Grossi, ti hanno definito prima di presentarti ufficialmente un maestro di calcio, e credo che si riferissero al fatto che tu da anni, veramente da tanti anni, e negli ultimi due qui alla ST Genova Bocca d'Asse, diciamo, gestisci o curi lo sviluppo tecnico dei ragazzi fin proprio da quando muovono i primi passi. Cosa significa insegnare anche a ragazzini di 6-7 anni i fondamentali del calcio? La pazienza, no? L'umiltà di non essere un professore, no? E far divertire i ragazzi. Il calcio, se è divertimento, va bene, se il calcio è una regola per quelle leve, secondo me rischia di essere controproducente, quanto bravo. E deve essere un divertimento, e mi pare che un divertimento, come ci siamo detti l'altra volta con Enzo e Maurizio, sia anche la base principale di questo nuovo progetto, di questa nuova scuola calcio. Certamente. Che è una scuola calcio che, come avrete visto, unisce un po' due mondi particolari: le arti marziali, diciamo in generale, con Maurizio Marcato, e poi invece quella che è la preparazione che viene fatta normalmente nelle scuole di calcio, che porta, diciamo, Enzo Teodosio a, diciamo, la sovrintende questo ambito. È un progetto innovativo su Genova e in generale, forse anche a livello italiano, mi sento di dire. Io tra l'altro l'ho appoggiato in toto, che sono felice di far parte di questo progetto, perché abbinare altre discipline, altre specialità, altri modi di fare coordinazione, no? Se riusciamo ad abbinare al calcio, io penso che per i ragazzini, specialmente delle prime leve, della scuola calcio, no? E a seguire, sia un mondo veramente nuovo da scoprire, e sono felice di far parte di questo progetto. Anche perché mi vengono in mente un po' di esempi, penso a alcuni giocatori di calcio che hanno iniziato magari col basket e qualcosa del basket se lo sono portati dietro, mi viene in mente... adesso un paragone proprio così perché mi viene in mente, ma Ibrahimovic ha un passato nel taekwondo che gli ha permesso di fare gesti tecnici di un certo tipo. Magari partire unendo due ambiti tecnici così non sarà la stessa cosa, però comunque trae ispirazione anche da storie di campionissimi del calcio moderno. Ma è un progetto nuovo, è un progetto che va o accettato ed essere partecipi, oppure no, oppure si va con le solite cose. Io sono uno di quelli, no, che sull'innovazione sono veramente contento di poter fare questa esperienza. L'ultima e chiudo, direi positive queste prime tre giornate di Open Day, perché i ragazzi sono stati davvero tanti, oggi ne vedo anche più di quelli della settimana scorsa forse. Sono felice, vuol dire che tutto il progetto che è stato impostato da Enzo, no, ha portato già delle nuove dei nuovi ragazzi, delle nuove leve, e sono veramente felice. Io ho partecipato oggi, no, perché ero fuori per i problemi, no, non potevo essere presente, però sono felice. Oggi ho visto tanta felicità e tanto modo di correre, e ringrazio, lo dico veramente, Enzo, per quello che ha portato in un nuovo modo di allenare e far progredire i ragazzi.